Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura la politica dopo lo strappo di ieri del leader di Azione Calenda con il PD per il presidente Giani. Il leader di Azione è ora nelle mani di Renzi. Facciamo il punto con il servizio di Chiara Valentini. Ho comunicato ai vertici del Partito Democratico che non intendo andare avanti su questa alleanza. Il giorno dopo l'ultima sorpresa di questa campagna elettorale, tutta l'attenzione politica è spostata sul cosa accadrà adesso, perché Carlo Calenda ha un problema formale che diventa di assoluta sostanza, la raccolta delle firme. Il decreto elezioni, emanato a maggio in vista delle amministrative e del referendum, ma valido anche per le politiche, stabiliva che solo chi aveva costituito un gruppo parlamentare entro il 2021 era esentato dal dover raccogliere le firme per presentare le proprie liste e simboli alle elezioni. Non è il caso di Azione, che però, finché restava con Più Europa, beneficiava dell'esenzione. Ora, se come sembra Più Europa non seguirà Calenda ma rimarrà fedele al patto col PD, Azione avrà 2 settimane per raccogliere oltre 56.000 firme, con l'ulteriore inconveniente in periodo di vacanze che si può firmare solo nel collegio di appartenenza. È questo aspetto che fa commentare al presidente della regione Eugenio Giani. Calenda ora nelle mani di Renzi. Calenda ora deve raccogliere le firme, cosa impossibile, e quindi si deve rimettere a Renzi. E sono i paradossi della storia. È evidente che nella posizione del centro Renzi prende una notevole centralità e Calenda in qualche modo diventa un suo personaggio a seguire. Un'ottima opportunità per il terzo polo è stato il commento a caldo di Renzi subito dopo l'annuncio di Calenda, e che colloqui siano in corso lo conferma il silenzio stampa e social che Renzi ha imposto ai suoi. Il momento è delicato. Ma come ne esce il PD? Chiediamo ancora a Giani. Il PD esce con grande onore, con grande dignità, si dimostra il partito della responsabilità. In questa campagna estiva di continui colpi di scena sarebbe possibile anche un riavvicinamento a Conte, rispolverando l'idea del campo largo con i 5 Stelle? Noi paghiamo come Italia l'aver buttato giù il governo Draghi, sarebbe assolutamente contraddittorio allearsi pur nello spirito del campo largo con chi questo governo l'ha buttato giù. Quindi personalmente escludo un rapporto di alleanza con il Movimento 5 Stelle. E la democrazia e la Costituzione sono patrimonio di tutti i cittadini, anche di quelli di centrodestra. È inaccettabile l'odio che dalla sinistra si riversa ogni giorno contro gli elettori di centrodestra. Si sforzino piuttosto di dire qualcosa di sinistra, per dirla come alla Nanni Moretti. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini. E ora la cronaca, andiamo a Prato. Calciante morto, la procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Tutti i dettagli in questo servizio di Eleonora Barbieri. La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti per far luce sulla morte di Jonathan Gaddo Giusti, il 31enne morto sabato in casa sua dopo un malore. Oltre 48 ore prima era stato dimesso dal pronto soccorso del Santo Stefano, dove era arrivato la notte del 4 agosto per un dolore toracico. Dopo una serie di accertamenti dall'esito negativo, i sanitari lo avevano dimesso. Secondo quanto si apprende, sono in corso le acquisizioni delle cartelle cliniche e di altri documenti utili a ricostruire la dinamica dei fatti ed eventualmente quali profili di responsabilità. Probabilmente prima di procedere con l'autopsia, che ancora non è stata affidata, la procura di Prato vuole capire se ci siano soggetti da indagare. La salma quindi è ad anatomia patologica a Pistoia, a disposizione della magistratura. Ad occuparsi del fascicolo è il procuratore capo in persona, Giuseppe Nicolosi, che si avvarrà dell'aiuto dei carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia sabato pomeriggio e a cui la mamma del 31enne si è rivolta per presentare un esposto in cui chiede che venga fatta chiarezza su quanto accaduto al figlio. Nel pomeriggio intanto ha preso il via la procedura di rischio clinico dell'AS Toscana Centro per verificare che i propri operatori sanitari si siano comportati correttamente. Proseguirà nei prossimi giorni.
Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Empoli all'interno di un furgone. Il ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione di un passante che ha sentito un forte odore proprio provenire dall'interno. Il cadavere, come poi ha accertato la polizia, in base ai documenti che sono stati trovati all'interno del furgone, è stato identificato come quello di Marco Sassi, 62 anni, originario di Firenze ma da tempo residente a Empoli. In realtà, secondo quanto emerge, viveva dentro un furgone adibito a camper, lo stesso al cui interno è stato proprio trovato il corpo. Il veicolo è posteggiato nei pressi di un supermercato Coop. Dal momento che è irriconoscibile il cadavere, anche per questo motivo la polizia ritiene verosimile che la morte risalga a diversi giorni prima. E nel giro di pochi giorni la polizia ha sventato almeno due casi di giustizia fai da te da parte di cinesi contro presunti rapinatori di loro connazionali. Siamo a Prato con Claudio Vannacci. La prefetta di Prato Adriana Cogode, uscendo dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di giovedì scorso, dedicato alla richiesta di sicurezza da parte della comunità cinese, aveva rivolto un accorato appello ad evitare una escalation di violenza con casi di giustizia fai da te, appello fatto alla presenza del console cinese a Firenze. Ma purtroppo la cronaca di questi giorni sta confermando i timori dell'alto funzionario. Sono già almeno due infatti i casi in cui gruppi di cittadini cinesi si sono organizzati per punire gli autori o presunti tali di crimini contro loro connazionali. È successo nelle strade di San Paolo, dove due cinesi in auto hanno inseguito un magrebino sospettato fosse autore di rapina ai loro danni, sparando anche colpi con una scacciacani prima di essere bloccati dalla polizia, ed è successo di nuovo sabato in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese, dove un nigeriano di 22 anni ha prima picchiato e rapinato un cinese lasciandolo a terra ferito, per poi essere inseguito e malmenato da un gruppo di connazionali della vittima armati con mazza da baseball e sfollagente. Un linciaggio in piena regola, interrotto solo dall'arrivo delle volanti della polizia, che hanno poi arrestato il rapinatore. Del resto, che l'esasperazione all'interno della comunità cinese per i crescenti episodi di violenza ai danni dei membri fosse alta, lo testimonia la richiesta di una manifestazione, poi revocata, sulla scia di quella del 2016, proprio per chiedere più sicurezza contro l'escalation di scippi violenti e rapine. E per la cronaca siamo a Firenze, rapinato a calci e pugni un turista di 18 anni, francese, in piazza Duomo, nel capoluogo toscano, nella notte del 4 agosto. Ora i carabinieri hanno eseguito tre arresti, sono due giovani di 18 anni e un altro di 25, denunciato alla procura minorile un 17enne, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura. Quella notte due giovani, sfruttando anche l'aiuto di altri due complici, avrebbero repentinamente circondato la vittima, aggredendola con calci e pugni, e dopo avergli portato via un cellulare, una carta di debito e 200 euro in contanti, si sono dileguati a piedi per le vie del centro, lasciando a terra il ragazzo. E ancora un episodio di violenza, siamo sempre a Firenze, siamo alle Cascine, vicino all'ippodromo. Stavolta sembra che il movente sia una rapina. Ieri sera, prima di mezzanotte, davanti alla sala bingo di Via degli Olmi, è stato trovato a terra, esanime, un peruviano di 23 anni con diverse ferite da taglio al volto e una più profonda nella schiena, che pensate gli ha perforato un polmone all'altezza di una scapola. Secondo ricostruzione della polizia, avrebbero agito almeno tre aggressori, i quali hanno rapinato, portato via il portafoglio alla vittima. Dal peruviano, che oltre che ferito era in stato di alterazione, non è stato possibile al momento avere una versione dei fatti. Il 23enne è stato ricoverato in ospedale, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso. E sospensioni, siamo sempre a Firenze, per 6 mini market del centro storico che non hanno rispettato le prescrizioni del regolamento UNESCO, in particolare il divieto di vendere alcolici dopo le 21 e l'obbligo di chiudere l'attività alla mezzanotte. Complessivamente si tratta di 25 giorni di chiusura. Dall'inizio dell'anno sono state contestate 69 sanzioni per violazione del regolamento UNESCO, sono state notificate 80 sospensioni di attività per un totale di 400 giornate di chiusura. I nostri regolamenti hanno il preciso scopo di tutelare la sicurezza urbana e garantire il decoro di strade e piazze della città, ha detto l'assessore alla sicurezza Benedetta Albanese. Rispettare queste regole significa dare l'opportunità di vivere in un contesto di legalità e sempre maggiore qualità della vita.
e chiede l'immediato pagamento di circa 150.000 euro e in caso di mancata ricezione dei soldi minaccia di incendiare le vigne dell'azienda di proprietà della famiglia Incisa della Rocchetta che produce il celebre vino Sassicaia Bolgheri. Siamo nella provincia di Livorno. I carabinieri del nucleo investigativo di Livorno, in seguito alle indagini della procura, hanno denunciato un informatico di 47 anni della provincia di Trieste. E accertamenti della polizia sono in corso, sono stati fatti a Firenze per un incidente causato da un'auto contromano sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno che ieri sera verso le 23.30 tra Firenze e la Strasigna ha impattato due auto che provenivano dalla direzione corretta. La vettura era guidata da un uomo di 33 anni, il quale ha causato un incidente stradale, 5 feriti ricoverati in ospedale. Secondo una ricostruzione della polizia, l'uomo a Firenze ha imboccato al contrario la carreggiata da Pisa-Livorno e dopo aver percorso un tratto all'altezza dello svincolo di Scandicci è andato a scontrarsi con le due auto regolarmente provenienti in senso contrario. E migliorano i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie nella nostra regione, ancora pesanti invece le criticità per gli interventi chirurgici. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Tempi ancora lunghi per gli interventi chirurgici non oncologici, mentre c'è un miglioramento, seppur minimo, nei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie in Toscana. I disagi comunque non mancano. Prima della pandemia la regione aveva già intrapreso un piano per il rispetto dei tempi previsti, piano che poi però è stato interrotto aggravandosi per la pandemia. In questi mesi si è lavorato per incrementare il volume di attività, per incrementare l'offerta e dalle ultime rilevazioni che vediamo, che abbiamo visto per il mese di luglio, vediamo che per le visite specialistiche siamo vicino all'80% con un incremento del 4% di visite comunque prenotate entro i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale e per l'attività diagnostica siamo all'87% con un 7% in più di prestazioni prenotati entro i termini previsti dalla normativa. Quindi una situazione che ancora prevede che ancora ha delle aree di criticità, ma che grazie al lavoro degli operatori sta progressivamente e gradualmente migliorando, con un recupero anche degli arretrati che si erano determinati in fase Covid. Segnali positivi anche per gli interventi chirurgici. Complessivamente gli interventi di classe A, i più urgenti, per patologie oncologiche nel mese di giugno sono stati fatti come previsto entro i 30 giorni nell'83% dei casi. Invece, per quelli non oncologici, i tempi di attesa sono più lunghi, determinati in larga parte proprio dal recupero dell'arretrato causa pandemia. È stato firmato un protocollo importante oggi per il gioco d'azzardo patologico, soprattutto per la formazione degli esercenti. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. A partire da novembre, i titolari o datori di lavoro degli esercizi commerciali che hanno a che fare con il gioco d'azzardo, sia in via esclusiva come i centri scommesse che non esclusiva come bar o tabaccherie, faranno corsi di formazione per prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, un fenomeno che colpisce 1.300.000 italiani. Il protocollo firmato dalla Regione insieme a Confcommercio si indirizza soprattutto agli esercenti, che non sono operatori sanitari, certo, e non potranno impedire l'utilizzo degli strumenti di gioco, ma una stretta sinergia con le istituzioni insieme a una migliore consapevolezza del fenomeno permetterà loro di aiutare nel contrasto di questa piaga. Bisogna sapere immediatamente riconoscere, bisogna sapersi raffrontare con queste situazioni che, ripeto, sono delle malattie. E quindi occorre saper creare le condizioni affinché queste situazioni vengano adeguatamente segnalate, scoraggiate e ricondotte, ma lo si fa in trasparenza, nei luoghi in cui in qualche modo noi stessi possiamo essere custodi e sentinelle di ciò che accade. E ora una bella notizia: in un solo giorno ben 16 i fiocchi azzurri e rosa appesi al Santo Stefano di Prato, un record di nascite. Il servizio, vediamo.
Se quello della scarsa natalità sembra essere un pericolo per l'Italia, come da tempo viene denunciato, quanto avvenuto a Prato sul finire della scorsa settimana va sicuramente in direzione diametralmente opposta. In sole 24 ore, infatti, sono stati ben 16 fiocchi azzurri e rosa appesi alle porte delle camerette del reparto di ostetricia dell'ospedale Santo Stefano. 16 bambini, 11 femminucce e 5 maschietti, nati uno dopo l'altro, uno addirittura a casa con la madre assistita dai volontari della Misericordia, quando si sono accorti che non ci sarebbe stato il tempo di arrivare in ospedale. La gioia del team è immensa, ha detto la dottoressa Anna Franca Cavaliere, direttrice di ostetricia e ginecologia. Ogni vita che nasce è sempre un grande miracolo. Le mamme dei 16 nuovi nati sono 13 di nazionalità italiana e 3 di altra nazionalità, anche qui a smentire l'assunto secondo il quale le italiane non fanno più figli. Per 14 donne il parto è avvenuto per via naturale, mentre in 2 casi è stato necessario ricorrere al taglio cesareo. Tutte le mamme e i bambini stanno bene e sono in ottima salute. Il punto nascita del Santo Stefano conferma i suoi numeri record. Nei primi 6 mesi di quest'anno sono stati oltre 1000 i parti, un dato confortante che conferma una ripresa delle nascite dopo il lungo periodo pandemico. E con le ultime nomine al vertice si completa la macchina della Regione Toscana. Cristina Manetti è la nuova capo di gabinetto della Regione. Manetti è stata fino ad oggi portavoce del presidente della Regione Giani, nella precedente consigliatura responsabile dei rapporti con i giornalisti per il presidente regionale, ed è il primo capo di gabinetto donna della presidenza della Regione. Sarà affiancata da uno staff tecnico prevalentemente al femminile. Bernard Dica, 24 anni, già consigliere del presidente all'innovazione e alle politiche giovanili, da anni promotore del progetto Giovani Sì, già è il nuovo portavoce del presidente della regione, mentre Paolo Ernesto Tedeschi, di 52 anni, che ha svolto funzione di capo di gabinetto dal luglio 2021, diviene direttore della regione per la competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione. E a Firenze torna la cocomerata per la festa di San Lorenzo il 10 agosto. Il servizio, vediamo. Dopo 2 anni di pandemia torna il 10 agosto la festa di San Lorenzo, copatrono di Firenze. Si svolgerà a partire dalle 21 ed è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di San Lorenzo in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio e il Consorzio del Mercato Centrale. Quella del 10 agosto sarà una serata in cui la musica e la voglia di stare insieme sarà combinata con la Notte dei Desideri, con la Notte delle Stelle Cadenti. È l'unica festa tradizionale che viene portata avanti da un quartiere cittadino, ha detto il presidente del CCN Riccardo Bartoloni. Musica, pasta al ragù e cocomero, tutto gratuito. L'evento ha il patrocinio del Comune di Firenze. L'anno scorso facemmo qualcosa di diverso per mantenere continuità nella tradizione. Aprimmo le porte di Sant'Orsola per organizzare una festa in modo un po' diverso dal solito, ma quest'anno torna nella sua veste più tradizionale in piazza la sera con la cocomerata, con la partecipazione dei commercianti della zona che volontariamente organizzano queste evento per i cittadini. È un vasto incendio di sterpaglie alimentato dalla presenza di vento, è scoppiato nel territorio del comune di Campiglia Marittima, siamo nella provincia di Livorno, nel territorio è precauzionalmente stata chiusa la strada statale Aurelia in direzione sud, sul posto operano i vigili del fuoco anche con un elicottero e volontari antincendio della regione Toscana. E boom di domande per entrare nel corpo dei valletti comunali di Prato e per la prima volta ci sono anche le donne. Vediamo. Ci saranno anche le donne, giovani e forse anche qualche cittadino di origine straniera nel corpo dei valletti comunali che sfilerà l'8 settembre al corteggio storico in occasione della festa della città. Novità al passo coi tempi rese possibili dal bando che il comune ha pubblicato per cercare nuove leve e che è aperto ancora per qualche giorno. Un bando che sta riscuotendo un grandissimo successo. Erano tantissimi anni che non si faceva un nuovo reclutamento, passatemi il termine, per quanto riguarda i valletti. Però praticamente abbiamo deciso appunto di fare un avviso vero e proprio e più o meno noi cercavamo una decina di persone. Nelle prime 24 ore sono arrivate quasi 30. Messo impegno a
e poi nei giorni successivi siamo sui 50-60. I valletti ricevono solo un rimborso spese e un gettone che viene versato per ogni uscita. Ammonta a 71 euro per ciascuna delle varie figure di cui si compone il corpo, eccetto che per le chiarine che necessitano di un minimo di preparazione in fatto di musica e che quindi ricevono 110 euro. D'orgoglio, di soddisfazione, il fatto è che tanti ragazzi, molti di questi giovani, hanno deciso di manifestare la loro appartenenza, il loro senso appartenenza, di affetto per la propria città partecipando a questo bando. Io la trovo una bellissima cosa. E ora andiamo a Orbetello, nella provincia di Grosseto, perché è invasa dai moscerini. Pensate, da settimane stanno suscitando disagi sia fra le persone che abitano nella zona, ma anche i turisti, tanto che il comune ha annunciato una nuova poderosa disinfestazione, la quarta nella notte, ci sarà tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto. Intanto è stata presentata l'edizione 2022 di Tovaglia a Quadri, la rappresentazione di teatro che si svolge in un angolo caratteristico. Siamo ad Anghiari, nella provincia di Arezzo, il paese famoso per la battaglia maledetta per Leonardo da Vinci. Il servizio. Con gli autori Paolo Pennacchini e Andrea Merendelli, che è anche il regista. Liceo Contadino, l'edizione 2022. E comincia presto, appunto, anche quest'anno la messa in scena delle nostre riflessioni autunnali, che quest'anno si sono incontrate con la popolazione. La grande novità è che abbiamo fatto un piccolo tour insieme a Paolo e all'amministrazione, anche all'amministrazione comunale, nelle frazioni di Anghiari. È un territorio vasto, pieno di suggestioni, e questa volta tutte queste suggestioni sono confluite in Liceo Contadino, perché la parola contadino, che per anni è stata anche un po' bisfrattata e insomma tenuta in secondo piano, è diventata invece il veicolo della nostra narrazione di quest'anno. È una Tovaglia Quadri che suscita sempre tanto interesse. Che cosa ci dobbiamo aspettare? La risposta alla domanda che si stanno facendo tutti: ci scalderemo a novembre e mangeremo qualcosa o vivremo in maniera razionata? Guardiamo allora la storia della nostra civiltà contadina, che ha superato brillantemente guerre, pandemie e ogni tribolazione, e qui costruiremo una nuova struttura per rifare i contadini, che è una parola complicata, ma ce n'è bisogno come il pane. Visto che la cena è deliziosa come sempre, cercheremo di dare un senso all'alimentazione, perché il percorso alimentare è il ciclo vitale della campagna, e quindi è una riflessione comica, divertente, e credo che quest'anno più che in passato il pubblico ne uscirà, come dire, imparato. Si può parlare di tutto, ma la zappa a mano chi la prende? Torniamo a Prato, dove è stato inaugurato il 10° fontanello nei giardini di Via Picasso. Per ora il servizio resta gratuito. Alessandra Grati. Il 110° fontanello di Publiacqua, all'interno dei 46 comuni cui gestisce il servizio, il 10° per Prato, è stato inaugurato nei giardini di Via Picasso, nella zona del Tribunale. Come tutti gli altri, eroga gratuitamente acqua fresca naturale gassata, in una zona molto popolosa che da tempo aspettava l'installazione dell'erogatore. Ed è un modo con cui Publiacqua, come dire, restituisce al territorio anche i proventi di una buona gestione della società, perché con questo fontanello i cittadini potranno avere acqua di qualità come quella del rubinetto di casa, ma subito fresca, e soprattutto risparmiando i soldi della bolletta, perché in questo caso l'acqua viene distribuita gratuitamente per scelta del Comune di Prato. Quindi è un messaggio che noi mandiamo, invitando anche ad un uso consapevole e responsabile. Dal 2017 al maggio 2022 i fontanelli di Prato hanno erogato circa 20 milioni di litri, tutto questo per un risparmio complessivo di oltre 13 milioni di bottiglie di acqua da un litro e mezzo non prodotte, con il risparmio per l'ambiente di circa 464 tonnellate di plastica. Questo era uno di quelli che era già stato individuato alla fine dello scorso mandato amministrativo. Questi anni di pandemia hanno un po' rallentato quello che era il nostro programma, perché noi contiamo da qui a fine mandato di riuscire a realizzarne altri 5 o 6. Per ora l'erogazione dell'acqua è gratuita e senza limiti. Io personalmente sull'acqua gassata, proprio per evitare gli sprechi, forse un piccolo, anche magari minuto, però costo forse sarebbe a mio avviso necessario. E prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 21:30 il film Wake of Death.
E con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.